si pratica la violenza a Chicago, certo, ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me. E sapete perché? Perché non è mai un buon affare. Dietro richiesta della città di Chicago, il governo federale, in particolare il Dipartimento del Tesoro, ha dato il via ad uno speciale programma per far fronte al traffico di alcol che ne deriva. Agente federale, vi dichiaro tutti in arresto. Adesso vi dirò una cosa. Se qualcuno si mette contro di me, io mi metto contro di me. Ma non so come fermarli. Se vuoi Capone devi fare così. Lui tira fuori il coltello e tu la pistola. Se ne manda uno dei tuoi all'ospedale, ne manda uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Allora, di chi puoi fidarti? Di nessuno, purtroppo. La Maraveri... Se non posso fidarmi di nessuno, dove troveremo chi ci aiuta? Beh, quando hai paura di incappare in una mela marcia, non devi prenderla dal cesto. Coglila dall'albero. Fai parte del Dipartimento del Tesoro, ragazzo. Ha un distintivo? Sì. Prenda un fucile. Voi dunque sareste gli intoccabili, non è così? Nessuno può arrivare a fermarvi. Va a dire a Capone. A chiunque noi possiamo arrivare. Che lo vedrò all'inferno! Se adesso passiamo per questa porta, puoi andare incontro a un sacco di guai e non potrai tornare indietro, capito? Sì, ho capito. Lo voglio morto, la sua famiglia morta, la casa dove vivi è bruciata. Che ti succede? Non puoi parlare con una pistola in bocca? Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente. Non posso approvare i vostri metodi. Ah sì? Perché lei non è di Chicago? Questo è un incontro all'ultimo sangue, aspettate la fine, uno solo resterà in piedi e così saprete chi ha vinto.